Michè, in 10 anni non hai semplificato l'architettura istituzionale di questa regione. Perché? Noi elimineremo gli enti inutili e inefficienti e accorperemo le strutture pubbliche con l'obiettivo della qualità dei servizi ed il contenimento dei costi. Michè, in 10 anni hai messo in ginocchio il sistema sanitario regionale. Perché? Noi garantiremo qualità, eccellenza e professionalità al servizio sanitario regionale. Michè, in 10 anni ha aumentato le tasse regionali. Perché? Noi ridurremo la spesa pubblica e abbasseremo le tasse. Michè, in 10 anni ha impoverito la nostra regione, azzerando lo sviluppo e riducendo l'occupazione. Perché? Michè, in 10 anni non hai ridotto i compensi di presidenti, assessori e consiglieri. Perché? Noi li dimezzeremo e ridurremo a 2 i mandati del governatore. Ci siamo! Vi dico i punti fondamentali dell'Italia dei Valori che ha presentato e che sono stati sottoscritti da Frattura. Nei primi 100 giorni di amministrazione intendiamo, e se non sarà fatto, vi assicuro che l'Italia dei Valori uscirà dalla maggioranza e inizierà a fare opposizione se dovessimo vincere, perché i patti con i cittadini vanno rispettati. E quindi quando veniamo nei paesi a dire una cosa, dobbiamo rispettare quella, perché è un contratto che facciamo con voi. Ed era una parola, quella dell'Italia dei Valori, che dà a voi, e voi, se date la fiducia all'Italia dei Valori, se darete la fiducia all'Italia dei Valori, è un contratto che va rispettato. E i punti sono questi. Nei primi 100 giorni di amministrazione vogliamo che vengano dimezzate le indennità ai consiglieri regionali. Primo segnale, dimezzamento delle indennità ai consiglieri regionali. Ci siamo! Chiediamo che vengano chiusi tutti quegli enti, quei CDA, consigli di amministrazione inutili, che servono semplicemente per dare poltrone ai politici non eletti. Ci siamo! Tutti questi CDA vanno tolti, via, perché dobbiamo risparmiare un po' di soldi, perché non è possibile che oggi paghiamo l'IVA al 21%, non è possibile che i ticket sono aumentati per il deficit della sanità. Dobbiamo risparmiare un po' di soldi e iniziamo a farlo noi politici. Ci siamo! Tutte le pratiche che sono state fatte, tutte le gare di aggiudicazione degli appalti, tutte quelle consulenze che sono state date, le andiamo a rispulciare tutte negli ultimi 10 anni. E se troviamo qualcosa che non va, vi parla un poliziotto, si prende e si porta chi di dovere. Ecco, questo farà paura. Noi faremo l'operazione Palazzo di Cristallo. I cittadini potranno vedere tutto quello che è stato fatto in 10 anni a questa parte, quello che verrà fatto da noi. Porteremo tutte le carte al pubblico e dove devono essere portate. Ma soprattutto vorremmo e faremo delle commissioni per le gare d'appalto e per tutte le aggiudicazioni varie che ci saranno, formate dalla parte politica, dalla parte tecnica e da una parte con i magistrati. Vogliamo avvocati esperti, avvocati, magistrati che vengano là a controllare, perché non ci sono stati più eventuali inciuci o favoritismi. Ecco, questi sono i punti fondamentali che vogliamo mettere in campo. Ci siamo!